dobbiamo ricordare quello che rischiano ogni giorno poliziotti, carabinieri, finanzieri, agenti della penitenziaria e anche la polizia locale. Sono persone che guadagnano poco, che rischiano la pelle tutti i giorni, perché non è facile giorno e notte stare in giro per garantire la sicurezza, e quindi guai a toglier loro la solidarietà. Fare il processo alle forze dell'ordine è un grave errore. La sinistra ha provato a farlo e non si può pensare che l'errore di qualcuno, di 2, 3, 4, 5 persone, se verrà accertato, ma quell'errore non è un errore che può essere imputato a centinaia di migliaia di donne e uomini che indossano l'uniforme. Forza Italia è e rimane a forte sostegno delle forze dell'ordine. Se qualcuno ha sbagliato deve essere sanzionato giustamente, ma non si può fare di tutta erba un fascio, cioè per 2 persone, 3, 5, 8, quanti saranno quelli che eventualmente hanno sbagliato, non si può condannare gente che garantisce la nostra sicurezza. Sono figli, lo ripeto, sono figli del popolo, e spesso quelli che li attaccano sono figli di papà radical chic, violenti, che non hanno nessun rispetto della legge, dell'autorità e dello Stato. Abbiamo visto quello che hanno fatto ieri gli anarchici a Torino. Permettetemi, io sono veramente indignato per quello che è accaduto. E forse bisogna, ecco, quando si fanno gli attacchi alle forze dell'ordine, ne ho sentito troppi attaccarli senza discriminazioni, e infatti il capo dello Stato ha fatto bene ieri a solidarizzare con i due agenti aggrediti e naturalmente sanzionare chi sbaglia, ma ripeto, utilizzare l'errore di un manipolo di persone per attaccare le forze dell'ordine e dire che il governo usa la repressione contro i cittadini che manifestano è veramente grave. I cittadini in Italia possono manifestare sempre e comunque e ovunque. Chi poi usa le manifestazioni per distruggere, per fare violenza, deve essere condannato, e le forze dell'ordine fanno bene a reagire, perché in democrazia tocca alle forze dell'ordine mantenere l'ordine pubblico. Questo è quello che penso, e quindi giusto dare solidarietà a donne e uomini in uniforme che hanno degli stipendi, direi, per quello che fanno quasi ridicoli. Quindi da parte mia e da parte di Forza Italia c'è totale solidarietà, ripeto, a carabinieri, poliziotti, finanzieri, agenti della penitenziaria e polizia locale.